Manca un mese e tre giorni al 25 dicembre, al Natale. Natale che nel centro storico di Pesaro torna con lo slogan Pesaro nel cuore. Tanti eventi, ma con un sottotitolo: Il Natale dappertutto. Perché? Perché in tempo di pandemia non ancora purtroppo debellata, tutte le accortezze del caso verranno utilizzate in queste celebrazioni natalizie, ed ecco che ci sarà un Natale diffuso, con iniziative nella piazza, in piazzale Matteotti, in piazzale Lazzarini, in via Curiel illustrato oggi nel comune di Pesaro dal quale vi parliamo, o meglio dalla terrazza del comune di Pesaro con l'albero di Natale della Piazza del Popolo alle nostre spalle. Abbiamo cercato di portare diciamo, eh, a casa, come si dice sportivamente, eh, delle attrazioni che sono molto interessanti. Eh, una su tutte è quella del villaggio di Babbo Natale, che è un villaggio che, verrà, che è stato allestito in questi giorni a Rocca Costanza. E su Via Curiel abbiamo voluto in qualche modo eh, anche qui portare un'attrazione che è l'Ice Slide, che è lo scivolo per bambini e famiglie. E anche questa ecco, abbiamo. Cercato di eh, diffondere il più possibile il Natale quest'anno in tante zone, ecco e quindi in Via Curia e tutta la zona di Piazzale Lazzarini avremo questa bella attrazione. Poi un'altra cosa importante: abbiamo eh, chiuso una collaborazione con DNA, Coccole Sonore, e, eh, che in pratica eh, per circa 15 giorni porteranno un programma molto interessante dedicato ai più piccoli e con eh, diciamo, eh, dei gazebo che sono sparsi tra eh, Piazzale Lazzarini e eh, Piazzale Colneluccio, dove ogni weekend si accenderanno delle. Delle bellissime iniziative. Confermata la pista di pattinaggio, come ogni anno al centro della piazza, confermati i mercatini tipici, e anche questi li faremo in maniera diffusa perché oltre alla piazza toccheremo sia via San Francesco, via Pedrotti, piazzale Connelnucio e piazza Mosca. Saranno festività pesaresi con nuove attrazioni, ma in massima sicurezza. Per evitare assembramenti, l'accensione dell'albero di Natale della piazza verrà infatti effettuata senza cerimonia. Così come si è scelto di aggiungere all'obbligo di Green Pass nei luoghi delle attrazioni anche l'obbligo di mascherina in centro storico nelle ore pomeridiane. Cerimonia d'accensione sì, l'abbiamo ecco, voluta evitare, era il momento clou che inaugurava il Natale, ma non diciamo, ce la siamo proprio sentita perché visto il momento eh, avere circa eh, 5.000 persone in piazza che comunque sia in qualche modo eh, partecipano a questo, a questo momento diventava un po' ecco, molto complicato sotto diciamo, i termini di, di sicurezza e controllo. Continuiamo ad essere una delle, delle città più attrattive durante il periodo natalizio, anche grazie ai mercatini di Natale che a partire da Candela e Candelara si risvolgeranno, ma anche un Natale super sicuro perché purtroppo ancora siamo dentro la pandemia. Abbiamo bisogno di affrontare queste settimane delicate con grande rigore, per cui non solo ci sarà il green pass obbligatorio per entrare a tutti gli eventi e tutte le attrazioni eh, che ho elencato poco fa, ma abbiamo deciso nel pomeriggio di introdurre la mascherina obbligatoria in tutto il centro storico nelle vie interessate dai mercatini, un po' come avviene per il mercato del, del martedì, essendo eh, diciamo comunque eh, prevedendo comunque una concentrazione di persone anche se all'aperto. È ancora più, più forte soprattutto in quella fascia oraria. Eh, inoltre probabilmente andremo incontro a un Green Pass rafforzato, questo non dipenderà da noi, dipenderà dal governo, però è ovvio che eh, l'invito è a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati di farlo perché è l'unica protezione che abbiamo, magari il Natale porterà, porterà buon consiglio e al tempo stesso dobbiamo accelerare la terza dose perché come abbiamo visto anche quello sarà fondamentale per contrastare al meglio questa quarta ondata.